Grazie Presidente, buon pomeriggio signori onorevoli, vi ringrazio per il gentile invito. Condividerei qualche slide che mi supporterà nella presentazione. Sì, evidentemente ha la telecamera oscurata perché si vede tutto nero. Adesso la presentazione si vede, dopo probabilmente se sblocca anche la fotocamera frontale, comunque la presentazione si vede, prego. Procedo. Bene. Allora, nel mio intervento di oggi vi fornirò un aggiornamento sull'attuale stato del sistema gas europeo, con particolare riferimento all'approvvigionamento russo. Richiamerò i principali contenuti della Commissione, della comunicazione della Commissione che costituiscono l'oggetto dell'audizione odierna. Illustrerò le azioni che sono state messe in campo da Snam per salvaguardare la sicurezza del sistema gas nazionale ed infine concluderò con alcune considerazioni conclusive. Come sapete, nel corso degli anni in Europa è stato sviluppato un poderoso sistema infrastrutturale che viene alimentato attraverso 14 punti di importazione dalla Russia, via Ucraina, via Bielorussia, area Baltica e Germania, 4 punti di importazione dal Nord Africa, 3 dall'Algeria e 1 dalla Libia, 7 punti di importazione dai mari del Nord, quindi dalla Norvegia, ed un punto di importazione dal Caspio. L'approvvigionamento di GNL avviene oggi attraverso oltre 20 terminali di rigassificazione, prevalentemente collocati nell'area ovest dell'Europa, Spagna e Francia in primis. Infine, il sistema europeo dispone di circa 120 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, ubicati prevalentemente sull'asse sud-nord tra Italia e Germania, per far fronte ovviamente alla modulazione dei consumi invernali. Sul lato dell'offerta, come noto, l'Europa presenta una forte dipendenza dalle importazioni da paesi terzi, in particolare dalla Russia, che nel corso del 2021 ha rappresentato circa il 45% delle forniture europee. Dall'inizio del conflitto russo-ucraino, molti paesi hanno visto completamente azzerarsi le forniture di gas russo. In questi paesi, tale fonte rappresenta la principale, se non l'unica, risorsa di approvvigionamento. Tra questi in particolare i paesi dell'area baltica, oltre che la Polonia. Anche i paesi dell'Europa centrale, quindi mi riferisco in particolare a Germania, Italia in primis, ma anche Olanda e Belgio, hanno sperimentato forti riduzioni delle forniture con flussi più che dimezzati rispetto al passato. A partire da ieri sono state avviate le attività di manutenzione programmata del gasdotto Nord Stream 1, che si protrarranno per i prossimi 10 giorni. Permane pertanto una situazione di alta incertezza circa l'effettiva ripresa delle attività di questo gasdotto, che, come sapete, rappresenta la principale direttrice di approvvigionamento di gas russo in Europa, con una capacità di trasporto di circa 160 milioni di metri cubi giorno. La comunicazione numero 138 risponde alla sollecitazione pervenuta dai leader europei al vertice di Versailles, dove la Commissione è stata invitata a presentare un piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia sostenibili in vista della stagione invernale. Nella comunicazione, la Commissione ha delineato diverse azioni per la mitigazione dei costi energetici. Con particolare riferimento al gas, si fa riferimento all'introduzione di un massimale o di un cap a prezzo del gas. Tale opzione avrebbe un impatto immediato sui prezzi, ma va considerata attentamente in relazione agli effetti sulla capacità del sistema europeo di attrarre i flussi di gas. Adozione di una strategia comune per la ricostituzione delle riserve di gas, facendo leva sulla dimensione della domanda europea per ottenere le migliori condizioni di approvvigionamento possibili. Terza azione, acquisti comuni di gas a livello europeo per facilitare e rafforzare i contatti internazionali con i fornitori di GNL e gas naturale. Ed infine, gli Stati membri privi di risorse di stoccaggio dovrebbero contribuire ai livelli di riempimento delle riserve in altri Stati membri, beneficiando in cambio di una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento. I contenuti di questa comunicazione sono tuttavia da inquadrare nel più ampio contesto delle azioni che sono state intraprese dalla Commissione e dai singoli Stati membri negli scorsi mesi. Mi riferisco in particolare al cosiddetto piano REPowerEU della Commissione europea pubblicato lo scorso 18 maggio 2022. Il raggiungimento degli sfidanti obiettivi, che prevedono una totale indipendenza dalle importazioni di gas russo entro il 2030, richiede interventi infrastrutturali in grado di favorire l'incremento dell'offerta,
da altre fonti di approvvigionamento, con un aumento delle importazioni GNL di circa 50 miliardi e di circa ulteriori 10 miliardi via gasdotto. Lo sviluppo di partenariati energetici e accordi con paesi partner, in particolare nell'area mediterranea, in cui l'Italia può giocare un ruolo centrale, ed un'accelerazione nella transizione verso l'energia pulita attraverso lo sviluppo di nuovi gas rinnovabili. In particolare, per il biometano è indicato un raddoppio dei target previsti dal pacchetto Fit for 55 fino a raggiungere i 35 miliardi di metri cubi all'anno al 2030. Per l'idrogeno viene indicata la necessità di intensificare gli sforzi per realizzare infrastrutture di produzione, importazione e di trasporto per quantitativi di circa 20 milioni di tonnellate di idrogeno entro il 2030, 10 milioni di tonnellate di produzione interna e ulteriori 10 milioni di tonnellate di approvvigionamento da paesi terzi. Ecco, in questo contesto Snam è fortemente impegnata per porre in essere azioni concrete volte a fronteggiare l'attuale situazione di tensione, nonché a tutelare famiglie e imprese italiane dai rischi connessi a possibili interruzioni delle forniture. Nel nostro ruolo di operatore di riferimento del sistema nazionale del gas abbiamo elaborato azioni di breve, medio e lungo termine, volta a rispondere alla concomitanza di tre situazioni emergenziali, sicuramente interconnesse tra di loro, ma distinte: la guerra, i prezzi ed il clima. Un primo insieme di azioni sono state intraprese con l'obiettivo di contribuire a raggiungere il livello di riempimento degli stoccaggi del 90% definito dal quadro legislativo italiano. Snam si sta inoltre adoperando al fine di realizzare quanto prima nuova capacità di rigassificazione da mettere a disposizione del mercato in modo da diversificare le fonti e il venir meno degli approvvigionamenti tradizionali. Nel più medio periodo potranno inoltre essere realizzate delle nuove dorsali di trasporto che consentiranno di massimizzare i potenziali di importazione da sud per il gas proveniente dal Nord Africa e dal Caspio. Infine, Snam si sta adoperando per fare in modo di accelerare la transizione verso nuovi gas rinnovabili, predisponendo la propria infrastruttura all'accoglimento dei green gases, con particolare riferimento all'idrogeno. Quindi, come vedete, le azioni coinvolgono tutte le linee di business in cui Snam è attiva: lo stoccaggio, la rigassificazione, il trasporto e la transizione energetica. L'11 luglio, partendo dal primo, quindi degli stoccaggi, l'11 luglio il livello di riempimento degli stoccaggi in Europa ha raggiunto circa il 62%, ma con situazioni molto diverse osservate a livello di singolo paese. In Italia il riempimento degli stoccaggi ha raggiunto alla stessa data oltre il 64%, leggermente al di sopra della media europea, comunque molto bassa questa percentuale se confrontata con la media storica degli ultimi 5 anni. Snam ha intrapreso negli ultimi mesi una serie di azioni in stretto coordinamento con il Ministero della Transizione Ecologica e con l'Autorità di Regolazione Nazionale, secondo quanto definito in specifici decreti e delibere. Tra questi si segnalano, diciamo, un insieme di misure. Innanzitutto l'intensificazione del numero di aste, passando da 4 a 16 al mese, e la riduzione concomitante dei prezzi di riserva. L'introduzione di un nuovo servizio di stoccaggio di breve termine per favorire maggiore flessibilità agli operatori di mercato che intendono riempire gli stoccaggi avendo accesso a capacità di iniezione addirittura giornaliere. L'applicazione di un premio giacenza di 5 euro a megawattora agli shipper, agli operatori di mercato per le scorte che mantengono in stoccaggio alla fine di ottobre. L'offerta da parte di Snam di contratti per differenze a due vie agli operatori di mercato al fine di incentivare il riempimento degli stoccaggi, sterilizzando il rischio di fluttuazione dei prezzi del gas tra inverno ed estate, l'iniezione diretta da parte di Snam di volumi di gas per il funzionamento del sistema per un ammontare pari a circa 700 milioni di metri cubi nel mese di aprile, e l'offerta sempre da parte di Snam di un servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi con iniezione di circa 1 miliardo di metri cubi negli ultimi giorni di giugno e nei primi giorni, nella prima metà di luglio. Passando alla rigassificazione, a fine marzo ci siamo attivati per aumentare la capacità nazionale attraverso l'installazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione. A giugno è stata acquisita una prima FSRU, la Golar Tundra, la nave costruita nel 2015 con una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi. Questa nave sarà ubicata nel centro-nord Italia, vicino ai punti di maggior consumo di gas. Si prevede possa iniziare la propria attività nel corso della primavera del 2023, a valle della conclusione dell'iter autorizzativo e regolatorio e della realizzazione
delle opere necessarie al collegamento alla rete di trasporto. All'inizio luglio è stato sottoscritto un contratto per l'acquisizione di una seconda unità FSRU, la BP Singapore, sempre costruita nel 2015, con una capacità di rigassificazione di circa 5 miliardi di metri cubi. Si prevede che questa FSRU possa essere ubicata nell'Alto Adriatico e iniziare la propria attività nel terzo trimestre del 2024, a valle della conclusione dell'iter autorizzativo e regolatorio e della realizzazione, ovviamente, di tutte le opere necessarie all'ormeggio e al collegamento alla rete nazionale di trasporto. Infine, stiamo lavorando alacremente per completare le definizioni delle procedure per il conferimento delle capacità agli operatori di mercato ai fini dell'accesso in regime regolato alla nuova capacità di rigassificazione. Per quanto riguarda l'attività di trasporto, sono stati pianificati interventi volti a consentire il chiarimento dei flussi di approvvigionamento con una prevalenza dei flussi da sud in sostituzione di quelli da nord. Snam Rete Gas ha pianificato la realizzazione della linea adriatica che rappresenta un progetto abilitante più opportunità di nuove importazioni da sud. Tale progetto consentirà di rendere disponibile nuova capacità di trasporto per circa 24 milioni di metri cubi giorno dai punti di entrata da sud. Il progetto comprende la costruzione di circa 430 km di nuova linea lungo la direttrice sud-nord e il potenziamento dell'impianto di compressione di Sulmona per circa 33 megawatt. È in corso di esecuzione la procedura di incremental capacity prevista dalla regolazione vigente, attraverso la quale verranno formalizzate le richieste di accesso alla capacità presso punti di entrata esistenti o da creare nel sud Italia. Tale procedura la stiamo conducendo in coordinamento con i trasportatori a monte, in particolare per creare nuova capacità di trasporto nel punto di entrata TAP funzionale al raddoppio di tale infrastruttura. Inoltre, in un'ottica di più lungo periodo, stiamo lavorando intensamente nel porre le basi per il progressivo sviluppo di infrastrutture di importazione e di trasporto di idrogeno verde, facendo leva anche sulla possibilità di una riconversione della rete esistente. L'Italia dispone di un sistema infrastrutturale del gas naturale esteso ed interconnesso, pronto ad accogliere i green gas e a essere progressivamente riconvertito per il trasporto dedicato di idrogeno. Costituisce un luogo ideale per lo sviluppo su larga scala di elettrolizzatori per uso industriale, grazie al potenziale solare del nostro paese, specialmente al sud. Si configura come ponte naturale per il trasporto di idrogeno prodotto nei paesi del Nord Africa verso l'Europa, dove tali risorse sono ancora più abbondanti. Supportare tale evoluzione sarà fondamentale per lo sviluppo di nuove fonti energetiche green e per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione secondo un sentiero di minimo costo a beneficio di famiglie ed imprese italiane. Infine, concludo il mio intervento facendo alcune considerazioni sui prezzi del gas naturale che nell'ultimo anno hanno toccato valori record, raggiungendo oltre 240 euro megawattora mai visti in passato. La situazione dei prezzi riflette sicuramente le tensioni geopolitiche di questi giorni, sarà sicuramente aggravata da fenomeni speculativi di carattere finanziario, ma ciò non deve farci dimenticare i fondamentali sottostanti tali dinamiche. L'andamento dei prezzi, già manifestatosi prima dell'avvio del conflitto russo-ucraino, riflette una situazione di squilibrio tra una domanda di gas cresciuta significativamente per effetto della ripresa post-Covid e della crescita delle economie asiatiche, a fronte di un'offerta che negli ultimi anni è stata caratterizzata da un rallentamento degli investimenti nel settore. Tale squilibrio tra domanda e offerta deve essere superato nel più breve tempo possibile, per avere effetti positivi anche sul contenimento delle spinte al rialzo dei prezzi. È necessario dunque ed urgente aumentare l'offerta di gas per il mercato europeo, avviando nuovi progetti infrastrutturali e nuove fonti di approvvigionamento che consentano di creare condizioni strutturali e non congiunturali per avviare dinamiche di riassorbimento continuativo dei livelli di prezzo. L'introduzione di un cap al prezzo gas è una strada sicuramente percorribile nel breve termine, purché sia attuata su scala europea e secondo modalità operative che salvaguardino la sicurezza e l'integrità del sistema gas comunitario. Vi ringrazio per l'attenzione e sono a vostra disposizione per eventuali richieste di approfondimento. Grazie Presidente. Chiedo ai colleghi se hanno interventi, domande. C'è qualcuno collegato? Tiraboschi? No? Altri colleghi collegati? Allora, intanto faccio io tre domande.
a cui se vuole può rispondermi immediatamente, altrimenti con la nota, perché la presentazione che ci ha mandato, o meglio, la presentazione che ci ha mostrato a video, io non so se l'avete già spedita. Nel caso integra la presentazione con la risposta alle domande che le faccio. La prima è le due FRSU. Snam le acquista, quindi sono state acquistate, quindi diventano di proprietà Snam, oppure c'è un contratto di noleggio a breve termine, medio termine, lungo termine? In questo caso a quale termine, appunto, a quale termine avete il noleggio di queste navi, di questi rigassificatori galleggianti? Ha parlato di un ripotenziamento a Sulmona per 33 megawatt, ma confesso di non capire cosa significa il ripotenziamento per 33 megawatt. Sì, capisco che è la potenza superiore, ma cosa significa in termini pratici? Che potrà aumentare del 10%, 15%, 20% il volume di gas che riesce a passare? Quindi se potete quantificarlo l'effetto. Non tanto il ripotenziamento in termini appunto di potenza assoluta, ma quanto l'effetto che avrà a Sulmona. E ugualmente vorremmo, almeno io vorrei avere più dettagli sul famigerato raddoppio del TAP, che da quello che ho capito si intende anche in questo caso aumentare la potenza dei compressori e quindi appunto non stendere un secondo tubo, ma semplicemente aumentare la potenza dei compressori. Quindi se ci date conferma su questo, tempistiche, costi, lo stato di avanzamento, in modo da capire quanto effettivamente la cosa stia andando avanti. Grazie. Sì, allora partiamo dalla prima. Gli FRSU non sono noleggiati, sono acquistati, quindi sono delle unità che vengono acquistate e che vengono, diciamo, entrano nella titolarità della Snam e vengono esercite in regime regolato secondo le disposizioni previste dal quadro normativo nazionale. Scusi l'ignoranza, si può conoscere il costo o è un dato classificato? Assolutamente, il costo sono una 350 milioni di euro, una seconda circa 400. Grazie. Poi, per quanto riguarda l'Adriatica e il potenziamento della centrale di Sulmona, la realizzazione della centrale di Sulmona, il potenziamento e la diciamo, costruzione di 430 km di nuova linea. Questa è un'infrastruttura che consente di espandere la capacità di trasporto dagli attuali 125 milioni di metri cubi giorno. Oggi la capacità di trasporto lungo la direttrice sud-nord è di circa 125 milioni di metri cubi giorno e viene utilizzata attualmente per circa 100 milioni di metri cubi giorno, con una flessibilità di circa 20 milioni di metri cubi giorno, 20-25 milioni di metri cubi giorno. Noi quindi che cosa immaginiamo? Immaginiamo di andare a saturare questa flessibilità con delle nuove importazioni da sud per un ammontare complessivo di circa 9 miliardi di metri cubi e di andare ad realizzare, diciamo, l'infrastruttura italiana che consente l'espansione di TAP per ulteriori 10 miliardi di metri cubi. Quindi con la realizzazione della linea adriatica di fatto i metri cubi di importazione da sud potrebbero aumentare di 20 miliardi, 10 sostanzialmente dalla parte algerina e altri 20 e altri 10 dalla parte del Caspio. Se a questi 20 miliardi da sud vado ad aggiungere i 5 miliardi cada uno dei due FSRU che fanno altri 10 miliardi di metri cubi, capisce bene che con questi interventi abbiamo di fatto completamente sostituito i 30 miliardi di metri cubi di gas algerino, di gas russo. Quindi sostanzialmente gli interventi sono funzionali a realizzare 10 miliardi di nuova capacità di GNL, l'utilizzo delle attuali flessibilità per ulteriori 10 miliardi circa dall'Algeria e la capacità necessaria per vettoriare l'espansione, il raddoppio di ulteriori 10 miliardi da TAP, complessivamente 30 miliardi. E il TAP, le confermo che sul lato TAP stiamo parlando di investimenti, di potenziamento del sistema di compressione, quindi non vanno realizzati nuovi gasdotti e penso di aver risposto a tutto, non c'era altro. Sì, grazie.
Sì, Presidente, la ringrazio molto per le precisazioni e si è aggiunta la collega Tiraboschi, prego. Senta, Presidente, dal suo osservatorio è verosimile pensare che la manutenzione al Nord Stream 2 duri non solo 10 giorni, ma un periodo più lungo? Insomma, è attendibile questo lasso temporale che abbiamo letto sui giornali? Glielo chiedo perché, insomma, è evidente, no, che è importante che rientri in funzione subito. Quindi, sostanzialmente, la domanda è volta a capire se serve a mascherare con la volontà di non dare più gas. Ecco, un attimo, si è aggiunto anche il collega Collina, così poi facciamo una risposta unica. Prego, collega. Sì, anch'io ringrazio per quanto è stato esposto. Volevo solamente chiedere una precisazione, quindi chiaramente una conferma. Insomma, il nostro sistema così fortemente interconnesso riceverebbe del danno dalla posizione di un cap nazionale. Quindi, come ha concluso, conferma il fatto che il nostro paese propone con forza un cap europeo e questo rappresenterebbe una soluzione significativa rispetto alla volatilità dei prezzi. Grazie. Ecco, una risposta veloce, poi ripeto, se ci sono cose da specificare nero su bianco, se ce le integrate nel documento che ci spedite. Prego. Assolutamente. Allora, sulla prima domanda sulla durata della manutenzione, effettivamente, onorevole, questo è l'elemento di incertezza che oggi stanno anche riscontrando i mercati e stanno riflettendo nei prezzi. Nel senso che questa manutenzione del gasdotto Nord Stream era una manutenzione programmata, quindi diciamo non è un fatto inatteso, è un fatto noto e il mercato questo fatto lo ha già recepito. Per cui, nella misura in cui questa manutenzione dura i 10 giorni programmati, diciamo che la possiamo riclassificare nel business usual e quindi non genera di per sé problematicità. Questo ne è anche prova che i flussi di gas che abbiamo osservato nei primi 2 giorni di manutenzione, ieri ed oggi, stanno, fra virgolette, manifestando una certa regolarità di afflusso, con una massimizzazione della tratta da Passo Gries, quindi dalla parte est-nord-est dell'Italia, e una lieve riduzione dalla parte nord-ovest, al contrario, scusatemi, nord-ovest dall'Italia e nord-est da Tarvisio, sostanzialmente. Quindi, nei prossimi 10 giorni, non ci aspettiamo scombussolamenti, nel senso che questa manutenzione era, diciamo, prevista, programmata. Il vero punto di domanda è cosa succederà dopo i 10 giorni. Se il gasdotto riprenderà effettivamente il suo esercizio normale, diciamo che non ci aspettiamo una situazione diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto nelle ultime, diciamo, settimane, magari anche con qualche auspicato segnale di allentamento della tensione. Se viceversa non dovesse riprendere, e questo purtroppo è un punto di incertezza, probabilmente le tensioni potrebbero acuirsi. Per quanto invece riguarda il tema del cap al prezzo, le confermo, la misura è una misura assolutamente opportuna e va fatta però su scala europea. Come vedete da questo grafico, vedete? Nel grafico che stiamo proiettando, i prezzi sono praticamente in tutte le borse europee, sono sostanzialmente allineati. Qui vedete il TTF è la borsa olandese, il TE è la borsa tedesca, il VTP è quella austriaca e il PSV è quella italiana. Tutti i principali mercati a cui noi siamo interconnessi esprimono dei prezzi che, nonostante questa altissima volatilità, sono praticamente sovrapposti. Quindi il mercato è estremamente interconnesso e quindi una misura di questo genere la si può pensare solo su scala europea. Quindi le confermo che la linea che stiamo seguendo, a mio giudizio, è una linea corretta, assolutamente. Grazie Presidente, la ringraziamo molto di tutti gli ulteriori elementi, quindi attendiamo anche lo scritto e la salutiamo, per
Le auguriamo una buona giornata, arrivederci. Buona giornata a tutti e buon proseguimento dei lavori. Buon pomeriggio, arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie. Eccoci, buongiorno. Abbiamo in collegamento Proxigas, presidente e direttore generale, a cui io do immediatamente la parola. Abbiamo sempre 20 minuti di tempo, comprensivo di eventuale qualche minuto con domande finali. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Forte e chiaro. Perfetto. Allora, intanto grazie per l'invito a partecipare a queste audizioni. Noi siamo l'associazione, diciamo, di riferimento del settore gas in Italia e rappresentiamo, diciamo, l'intera filiera del gas a partire dalle infrastrutture fino al mercato. Nasciamo dall'integrazione di due società del gas, Anigas e Igas, e recentemente siamo nel settore Confindustria dal 1946. Due parole sugli associati: sono 72 aziende e rappresentiamo sostanzialmente la maggioranza del settore. Andiamo dal 100% delle infrastrutture fino a un 70%, 60-70% della parte mercato. E vedete poi, diciamo, velocemente, insomma, i numeri e il logo. Allora, diciamo, passo velocemente alla parte, diciamo, di mercato, che forse è la cosa, diciamo, più interessante, e poi lascio la parola al direttore generale, che vi parlerà della parte, diciamo, di azioni e proposte che facciamo come associazione riguardo alla situazione contingente. Allora, in merito al mercato del gas, è importante secondo me oggi focalizzare il fatto che è un mercato globale ed è un mercato che è in continua crescita ormai da parecchi anni. Una crescita che magari a livello europeo si vede poco, perché ormai siamo entrati in una fase in realtà diciamo, di plateau e addirittura di riduzione per effetto della decarbonizzazione. Mentre nei paesi, soprattutto asiatici, il trend di crescita è molto, molto rilevante, perché fondamentalmente è trainato dalla crescita economica, ma soprattutto dalle politiche ambientali che impattano la domanda globale, perché si stanno cercando di passare ovviamente dall'utilizzo del carbone o dell'olio verso un utilizzo del gas, diciamo, principalmente per fonte, diciamo, per produrre energia elettrica. E in questi ultimi anni, direi l'ultimo decennio, il GNL, quindi il gas liquefatto, ha subito una forte crescita ed è, diciamo, il driver principale di collegamento dei mercati europei, americani, asiatici, africani. Per cui, diciamo, la possibilità che ha il GNL, il gas liquefatto, di poter, diciamo, andare nei paesi dove ce n'è più bisogno, non fa altro che creare, diciamo, un mercato globale del gas con dei prezzi che sono interconnessi, interdipendenti tra di loro. E questo un po' è anche la base di quello che è successo, diciamo, negli ultimi anni, ovviamente anche in Europa. Infatti, se andiamo alla slide successiva, in Europa, diciamo che è un mercato fondamentalmente di importazione, perché, come ovviamente anche l'Italia, è un mercato dove, a fronte di consumi, diciamo, dell'ordine di 500 miliardi di metri cubi, la produzione domestica è bassissima e la maggior parte del gas viene importato, Nord Africa, Russia, Nigeria e GNL. A questo ovviamente negli ultimi sempre 10 anni si è montata la liberalizzazione del mercato, che ha fatto sì che in Europa si sono create delle borse, vere e proprie borse di scambio del gas, diciamo, a livello continentale, e questo ha trainato ovviamente anche l'indicizzazione dei contratti di importazione di lungo termine a queste borse, diciamo, del gas, in modo tale che, diciamo, ci sia allineamento tra prezzo del gas e, diciamo, costo di importazione. E come dicevamo prima, il GNL rappresenta un fondamentale strumento di flessibilità, proprio perché, diciamo, in funzione dei segnali di prezzo, il GNL, diciamo, arriva in Europa piuttosto che andare su mercati, diciamo, asiatici. Guardando un po' quello che è successo nel 2021, diciamo, già nel 2021, con il recupero della domanda di gas dopo diciamo, la lotta alla pandemia, crescita che è stata, direi, globale, sicuramente molto forte in Asia, ma diciamo anche in Europa ovviamente c'è stata una grande ripresa dei consumi. Questo ha creato una tensione sui prezzi, perché nel contempo gli investimenti nel settore upstream gas, diciamo, hanno subito un ritardo, per cui, diciamo, a fronte di una domanda in forte crescita, l'offerta ha stentato a garantire il necessario afflusso di gas.
Questo ovviamente sul 2022, che è la slide successiva, si è acuito enormemente con il problema della guerra tra Russia e Ucraina, perché diciamo, a partire, diciamo, in realtà un po' prima, ma diciamo, a partire dallo scoppio della guerra, i volumi di gas si sono fortemente ridotti, ovviamente da parte della Russia, e c'è diciamo, anche una paura che questi flussi possano ulteriormente essere ridotti. A fronte di questo, ovviamente, le importazioni di GNL sono aumentate enormemente in Europa, sono, diciamo, come dire, hanno raggiunto livelli record, però ovviamente per attirare tutto questo l'engine in Europa i prezzi oggi sono molto molto alti, anche perché appunto risentono di questa, diciamo, paura, di questo timore che le forniture possono essere, diciamo, interrotte. A fronte di questo scenario, adesso lascio la parola magari a Marta che vi dice quello che, diciamo, pensiamo possono essere delle opzioni, delle misure da mettere in campo. Sì, grazie, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Adesso la riflessione è ovviamente partita a livello europeo, quindi si sta in qualche modo riflettendo su come poter far fronte a questa situazione di difficoltà. A partire appunto dal REPowerEU, l'Europa ha individuato una serie di iniziative. Che o meglio delle direttrici su cui ci si può muovere e quindi gli stati membri a livello nazionale possano individuare quelle che risultino le misure più efficaci per far fronte, diciamo, a questa situazione di difficoltà che prevede da una parte la necessità di garantire la copertura dei fabbisogni, dall'altra quella di rendere stabili per quanto possibile i livelli di prezzo e infine non compromettere quello che è il processo di transizione energetica che abbiamo ovviamente avviato. Sì, io mi scuso perché non riesco a gestire la presentazione, per cui scusate. Ok. Ecco, spero si veda. Quindi ci muoviamo in questo contesto, quindi del REPowerEU e delle comunicazioni che sono poi seguite. Che cosa stiamo facendo a livello nazionale? Allora, prioritariamente la necessità è quella di diversificare le fonti di approvvigionamento e quindi ci stiamo muovendo per valorizzare quella che è la posizione dell'Italia, che è una posizione privilegiata rispetto ad altri paesi europei, sia per collocazione geografica, sia perché abbiamo a disposizione un'infrastruttura già molto sviluppata e diversificata che può appunto aiutarci nel diversificare queste rotte. Quindi, in primis, possiamo valorizzare quelle che sono le rotte di approvvigionamento da sud, ottimizzare quello che è l'utilizzo della capacità di rigassificazione già oggi esistente e poi sviluppare nuova capacità incrementale con la messa in servizio delle due unità galleggianti di cui immagino vi abbia già parlato SNAM. Parallelamente a questo processo di diversificazione delle rotte di importazione, dobbiamo però rilanciare quella che è la produzione nazionale, quindi dare attuazione all'articolo 16 del DL Energia, così da superare quelli che possono essere dei vincoli autorizzativi e normativi e quindi appunto incrementare quelle che sono i nostri volumi di produzione nazionale. A completamento della diversificazione dell'approvvigionamento, ovviamente non possiamo non promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che sono fonti rinnovabili non solo elettriche, ma anche gassose e low carbon, quindi compresi il biometano e l'idrogeno, che devono essere incentivati e diciamo, se ne deve promuovere certamente la diffusione. In questo contesto, guardando a quello che è il prossimo inverno, quindi focalizzandoci un po' su quello che saranno i prossimi mesi, certamente che potrebbero essere certamente complessi, come ci stiamo preparando? Innanzitutto stiamo cercando di raggiungere quelli che sono i target di riempimento previsti che ha fissato il DL Energia, quindi il 90% della capacità disponibile. Da questo punto di vista è necessario confermare e rafforzare quei meccanismi incentivanti che rendano possibile per gli operatori di mercato immettere gas di stoccaggio. Sappiamo infatti che il contesto, le dinamiche di mercato, diciamo, non favoriscono questa operazione, per cui è necessario appunto prevedere degli incentivi in modo tale che gli operatori di mercato possano, in sinergia con quanto stanno facendo gli operatori di sistema, quindi SNAM e GSE, raggiungere quello che è il target di riempimento previsto.
Quindi riempire gli stoccaggi ci farà affrontare l'inverno, diciamo, con una maggiore preparazione, ma è evidente che dobbiamo anche prepararci, immaginando, qualora ci dovessero essere delle condizioni di criticità, di prevedere una procedura di emergenza. Quindi la procedura di emergenza, che è già, diciamo, esistente, di cui già dispone il nostro paese, va certamente perfezionata e integrata alla luce di questo contesto, che è un contesto chiaramente eccezionale, e quindi va tenuto conto del fatto che i soggetti importatori, nel caso in cui ci siano degli under delivery non imputabili a cause, diciamo, relative ai loro ambiti di responsabilità, non debbano essere penalizzati. Inoltre è necessario dettagliare modalità e tempistiche per un eventuale processo di razionamento dei consumi, processo di razionamento dei consumi che non coinvolgerà soltanto i consumatori finali, ma tutta la filiera, e quindi sarà necessario anche chiarire quelli che sono i dettagli in termini di contratti, di applicazione dei contratti e dei relativi corrispettivi, perché che garantiscano quindi una gestione ordinata di una procedura di questo genere. Stessa cosa va, diciamo, prevista per quelli che potranno essere invece gli interventi volti ad incrementare gli approvvigionamenti nel caso in cui ci siano queste condizioni di criticità. Diciamo, un po' il cuore, se vogliamo, la finalità ultima di tutti questi interventi è rendere in qualche modo attrattivo il nostro mercato. Questo perché è altamente probabile che nel prossimo inverno ci sia, diciamo, questa necessità di gas un po' estesa, quindi la necessità di avere degli approvvigionamenti, diciamo, aggiuntivi, verrà sentita da più paesi all'interno dell'Europa, e quindi dobbiamo in qualche modo far sì che il contesto italiano resti attrattivo, pertanto è necessario anche andare prioritariamente e quindi preventivamente a definire come, nel caso in cui dovessero esserci delle criticità e quindi fossimo in condizioni di emergenza, come potrebbe essere gestito il bilanciamento. In condizioni di emergenza, ma anche in condizioni non di emergenza, perché residuano alcuni ovviamente criteri che dovranno essere chiariti. Per esempio, rispetto alla valorizzazione del gas che gli operatori di sistema come Snam e GSE stanno mettendo a stoccaggio, che è gas appunto stoccato per conto del sistema e che quindi dovrà essere poi diciamo, estratto e valorizzato, dovranno essere chiariti meglio quelli che sono gli accordi di solidarietà tra diversi stati membri, in modo tale che diciamo, anche gli operatori di mercato possano quantificare i rischi connessi all'attività diciamo, di vendita sul mercato italiano e quindi più consapevolmente poi attuare delle politiche diciamo, commerciali efficaci ed efficienti. Ovviamente l'equilibrio economico va mantenuto su tutta la filiera, quindi per quanto riguarda la parte finale della filiera, quindi le società di vendita retail, è noto che ci sia in questi giorni, in queste settimane, una difficoltà di approvvigionamento da parte delle società di vendita retail. Questo perché c'è ovviamente una bassa liquidità sul mercato, perché c'è una tensione di prezzi, una volatilità di prezzi difficile da gestire, soprattutto perché pesa il rischio di interruzione degli approvvigionamenti. Rispetto a questo rischio, è chiaro che va gestita quella che potrebbe essere l'esposizione che i soggetti a monte della filiera potrebbero avere verso gli operatori a valle nel caso in cui venissero meno delle forniture. Quindi è un contesto normativo regolatorio che deve sostanzialmente rispondere a due esigenze, sicuramente un equilibrio economico di filiera e poi una gestione, diciamo, dei rischi che in questo contesto potrebbero concretizzarsi. Da ultimo, la filiera comprende i clienti finali, che ne fanno parte ovviamente integrante, quindi l'attenzione va posta per cercare di mitigare gli impatti che questa situazione potrà determinare sulle bollette. Il governo si è mosso con molta tempestività, anche con efficacia, già dall'ultimo trimestre del 2021. Per gli interventi futuri ci permettiamo di suggerire diciamo, di in qualche modo privilegiare un approccio unitario, solidaristico a livello europeo, che così garantirebbe a tutti i consumatori un uguale sostegno economico, e quindi a prescindere da quelle che sono le risorse economiche che poi ciascun Stato membro, di cui ciascun Stato membro dispone.
e un approccio che vada, diciamo, a focalizzarsi prioritariamente sui consumatori più vulnerabili, quelli che si trovano in condizioni di disagio economico. Infine, un focus sul price cap, una misura che appunto è molto dibattuta. La nostra associazione sostiene l'opportunità di introdurre un tetto temporaneo ai prezzi del gas naturale. È una misura che va adottata a livello europeo perché consente di valorizzare il potere contrattuale dell'Europa, serve a dare stabilità al mercato e anche efficientare in prospettiva i contratti di lungo termine, che come noto sono indicizzati al prezzo spot, per cui con una certa inerzia temporale potrebbero, diciamo, recuperare questa efficienza relata all'introduzione del price cap. È chiaro che però un meccanismo del genere va accompagnato in parallelo con dei meccanismi che consentano di soddisfare la domanda e quindi consentano di attrarre del gas e vadano a garantire quelle che sono le compensazioni per quegli importatori che proprio per soddisfare la domanda saranno costretti ad importare a prezzi non allineati a quel cap. Questo, diciamo, è un meccanismo che deve essere implementato proprio per soddisfare la domanda e quindi dar luogo, permettere questo meccanismo, diciamo, virtuoso di efficientamento anche dei costi dei contratti lungo termine. Infine, la misura diventa controproducente se implementata solo a livello nazionale, quindi un price cap applicato al solo PSV avrebbe l'effetto di distogliere volumi dal nostro mercato perché, come sappiamo, l'Italia fa parte di un mercato che è molto interconnesso a livello europeo e quindi ciò determinerebbe sicuramente degli impatti rilevanti su quella che è la sicurezza delle forniture. Con questo ho concluso, siamo ovviamente disponibili a raccogliere delle domande. Grazie. Grazie direttore e presidente. A questo punto ci sono richieste di interventi dai colleghi online? No? Allora ringrazio Snam per la loro esposizione. Scusate, Proxima, sì, Snam, era ancora con la testa a Snam che abbiamo sentito effettivamente prima. Ringrazio Proxima e auguro un buon pomeriggio. Ci sentiremo alla successiva audizione. Grazie. Grazie, arrivederci. Bene, noi alle 14.